Silvano Verlicchi, riconfermato alla presidenza della sezione salute di Confindustria Ravenna, quali sono sul territorio le prospettive del settore anche alla luce del recente dibattito sul riordino istituzionale che riguarderà anche le aziende sanitarie locali? Beh, innanzitutto c'è da dire questo, che per quanto riguarda la probabile costituzione dell'azienda sanitaria unica della Romagna, noi siamo tra quelli che la auspichiamo e pensiamo anche che si debba raggiungere possibilmente in maniera anche rapida. Abbiamo sempre pensato, e l'abbiamo pure detto, che il tema dal nostro punto di vista non è un argomento tecnico, è un argomento puramente politico. Ora che sembra sia chiaro che si va nella direzione della provincia di Romagna, a maggior ragione riteniamo siano maturi i tempi per procedere quindi al completamento del riordino istituzionale che coinvolge quindi l'insieme del sistema e del comparto sanitario e sociale. Cosa accadrà e qual è lo scenario rispetto ai provvedimenti? Provvedimenti sicuramente decisi dall'attuale governo, ma anche dai governi che l'hanno preceduto, sicuramente in termini di risorse da destinare al cosiddetto sistema di protezione sociale e sanitario, saranno sempre meno. Essendo sempre meno, allora si avvalora il concetto, la tesi, che come Confindustria sosteniamo, non da oggi, che è quello di consolidare i rapporti tra strutture private, accreditate e non, e sistema quindi sanitario pubblico, in una logica di partenariato. Su questo, anche grazie alle iniziative che abbiamo stimolato già a partire anche dal novembre 2010, è stato possibile giungere alla costituzione di un tavolo provinciale promosso dalla provincia di Ravenna e dalla Camera di Commercio, con la presenza di tutti quanti i soggetti privati, sindacali, del volontariato e i comuni, dove nel maggio scorso, come ben sappiamo, è stato sottoscritto un impegno che vincola le parti. I prossimi giorni, esattamente mi pare il 15 di questo mese, del mese d'ottobre, è convocato questo tavolo di confronto. Noi ci andremo, come abbiamo sempre fatto, certamente per chiedere l'attuazione di quei principi e possibilmente, visto che ora si parla di area vasta di Romagna, con maggior concretezza rispetto al passato, possibilmente con gli adattamenti che servono, di poter allargare quei contenuti e quei principi su tutta quanta l'area della Romagna. Quali saranno le prossime iniziative invece per quanto riguarda l'associazione della sezione salute? Noi abbiamo costituito alcuni gruppi operativi di lavoro. Esattamente su che cosa? Ora, il primo relativo allora a queste dinamiche innovative che stiamo vivendo, ovvero sulla ospedalità, sulla specialistica ambulatoriale, sulla diagnostica, sulla medicina del territorio, in maniera tale che si elaborino proposte e impegni su cui chiamare la parte pubblica al confronto e di venire quindi ad intese. Il secondo è quello legato al termalismo salutistico, al turismo e al benessere. Il nostro territorio è un territorio fertile da questo punto di vista. Vi sono industrie alimentari che producono soluzioni tali da poter garantire e mantenere stili di vita corretti. Vi sono centri termali e, voglio dire, un ambiente dal punto di vista culturale, artistico, e pensiamo anche al progetto della Ravenna Capitale della Cultura, che presuppongono che cosa? Presuppongono che da parte di ogni soggetto pubblico o privato, o noi in questo caso una sezione che si occupa di imprese e di servizi alla persona, come quello della salute e del benessere, che possono quindi fare e dare molto. Per cui
anche su questo versante stiamo lavorando per preparare proposte utili a questo disegno. L'altro concetto è quello legato agli ambienti di lavoro e ai luoghi di vita, dal punto di vista, ecco, della sicurezza ambientale. Anche su questo stiamo lavorando e c'è un gruppo di lavoro apposito che nei prossimi mesi uscirà con una proposta operativa tendente a coinvolgere l'insieme delle industrie manifatturiere e ogni luogo di vita e di lavoro del nostro territorio. Un altro punto è quello legato alla comunicazione, all'informazione e alla formazione. Oggigiorno parlare di salute e parlare quindi di imprese dedicate alla salute significa far conoscere in maniera tale che il cittadino sia libero di scegliere il luogo di cura che meglio lo soddisfa. Significa avere personale preparato e di qui la formazione continua, quindi il continuo aggiornamento. Significa appunto comunicare e informare in maniera tale che il patrimonio rappresentato, ecco, da questo insieme di imprese sia sempre messo nel giusto valore e contribuisca al pari dell'industria manifatturiera e al pari, ecco, dell'economia alla crescita economica e occupazionale del nostro territorio.